ci eravamo lasciati così. Vissuto un momento molto particolare, ma ora siamo pronti per ripartire con l'entusiasmo di prima. Esatto, Sofia. Via con le notizie provenienti dalla nostra scuola dell'infanzia. Vediamo le immagini. Durante questi mesi alla scuola dell'infanzia si è svolto il progetto accoglienza, in particolar modo per i bambini di 3 anni. È un periodo molto delicato e per viverlo il più serenamente possibile sono state proposte attività di manipolazione che rispondono a molti bisogni, stimolando la loro creatività, sviluppando competenze sensoriali, motore, cognitive ed espressive, favoriscono la coordinazione oculo-manuale e la manualità fine. Ora a bomba con la notizia della settimana. Stamattina, anche se in modalità molto diversa da cui ci eravamo abituati, sono stati eletti capitani delle nostre case. Vediamo nel servizio chi ci rappresenterà durante questo anno scolastico e come queste persone si sono guadagnate la nostra fiducia. Capitani delle varie case. Ma prima di farlo, ho un ospite speciale. Sì, anche perché tu non hai capito niente, quindi spero che questo ospite riesca a illuminare. Non ho capito, sì, non ho capito niente, mi hai portato il dizionario dell'Antico Testamento praticamente. Per piacere. Non lo leggo più. Ascolta, introduciamo il nostro ospite, che così almeno spiega a tutti i bambini e i ragazzi che ci stanno guardando e a tutti noi, te compreso, come abbiamo deciso di intraprendere questo percorso di educazione civica. Vai, chi c'è? Posso dire, puoi dirlo tu, la dirigente scolastica, la professoressa? Sì, ma se lo dici così non capisce nessuno a casa, dillo bene nella telecamera. La dirigente scolastica, la professoressa Ferraboschi. È una bellissima esperienza di educazione civica che vi ha visto partecipare alle varie fasi per arrivare all'elezione alla proclamazione degli eletti, perché oggi la cerimonia che facciamo è quella della proclamazione degli eletti. Siete partiti attraverso l'analisi delle competenze che all'interno delle varie case vengono sviluppate, le avete affrontate, avete capito che cosa significa partecipazione, comunicazione efficace, impegno scolastico, credo che l'abbiate necessariamente capito. E poi via via vi siete posti il problema della rappresentanza. Chi sono i nostri rappresentanti e perché dobbiamo eleggere dei rappresentanti? E quindi siete passati a individuare i candidati. Poi ci sono state le elezioni, naturalmente tecnologiche, come dicevano i nostri amici. E adesso, oggi, andiamo a scoprire quali sono i capitani che sono risultati eletti e che poi avranno un bel lavoro da fare, perché se loro pensano di essere stati eletti soltanto per essere dei capitani e basta, i capitani senza portafoglio, in realtà il portafoglio ce l'avranno. Cosa vuol dire il portafoglio? Vuol dire il pacchetto di cose che dovranno realizzare. E infatti le prossime settimane daremo vita proprio a un incontro tra tutti i capitani, una specie di parlamentino dove ognuno poi tirerà fuori quelle che sono le sue idee, le sue proposte per migliorare le attività delle case, ma anche l'attività della scuola. Passiamo adesso all'individuazione dei nominativi. Quattro case per vivere. Quattro colori per crescere. Io invece vorrei aiutare a fare da tramite tra i ragazzi e magari la presidenza, e in caso sistemare un pochettino i corridoi per quando ci saranno i giorni di pioggia, che bisognerà stare per forza nei corridoi per renderli più vivaci. Per rispettare le regole della scuola e anche per il Covid. Far rispettare le regole del Covid e fare più attività con i bambini piccoli così da. Benissimo, allora bellissime intenzioni, adesso vedremo come si traducono in azioni.
tra una decina di giorni vi mandiamo a chiamare, quindi preparate esattamente le proposte da fare che poi cerchiamo di realizzare. Bene Filippo, per oggi abbiamo finito. Alla prossima settimana!